Ciao a tutti, oggi realizzeremo un bonsai di metallo. Per la realizzazione di questo nostro progetto ci occorrerà un libro che sia abbastanza largo e pesante. Il mio è circa un 25 centimetri, del filo di ottone, e questo è spesso 0,6 mm. Più sottile lo trovate, meglio è. Un pezzo di legno o una pietra, un vasetto per bonsai, delle perline o delle pietroline con un buco verdi è meglio, pietruzze e cortecce poi per decorare, pinze e tenaglie per lavorare il metallo. E possono essere utili anche un paio di guanti. Andiamo a cominciare. Il primo lavoro che andremo a fare sarà quello di girare così il nostro filo intorno al libro. Questa operazione ci occorre per avere una misura, quindi per avere tutto il filo che poi taglieremo tutto della stessa misura. A me le matassine mi si intrecciano sempre. Ho trovato di fare in questo sistema. Giro per un po' finché il filo viene. Quando poi è troppo intrecciata la matassina, taglio e blocco qui. E poi taglierò sopra e sotto questo grumo di nodi. Sono sicuro che chi di voi usa ogni tanto il filo di rame, o il filo d'ottone, o il gavetto di metallo, di filo di ferro, avrà lo stesso problema. Quindi vedete, in questo caso qui ho troppo grumo, lo blocco qua. E poi ritrovo il capo per bene. Io ho usato tre matassine, quindi abbiamo girato tutto intorno le matassine. Ora qui bloccheremo in maniera che poi lavoreremo più comodamente. Adesso dobbiamo tagliare qui. Quindi ci armiamo di pazienza e un filo per volta. Ecco, comincerò da qua. Li tagliamo così. Nel frattempo mi sono procurata un arnese più adatto. E tagliamo appunto tutto. Ecco fatto, ho fatto una fatica terribile. Ecco, abbiamo ottenuto questo. Ora tirerò un pochino fuori di tanto così, quindi di una quindicina di centimetri, 5 fili. Così. Questa parte arrotolo un po' così. Mi aiuto con le pinze per girare quello che poi sarà il tronco del nostro bonsai. Ecco, così. Divido questa parte qui in fondo in
5 pezzi dovremmo fare qui un lavoro molto simile a quello che abbiamo fatto quando abbiamo realizzato l'albero della vita dentro il ciondolo. Quindi divideremo in 5 parti, che saranno diverse però come quantità di fili tra di loro. Al cui interno di ogni gruppo di fili ci sarà il filo più lungo. Una volta divisi, eccoli qua, tra di loro 5 gruppi di fili, questi diventeranno poi le radici, li andremo ad arrotolare, sempre magari aiutandoci con le pinze, così. Quelli più sottili vedrete che riuscirete anche con le mani. Proteggetevi qui con un paio di guanti perché buca molto, buca, quindi vi pungereste. Eccole, queste saranno poi le radici, questo sarà il tronco e qui su poi verranno i rami. Andiamo avanti. Qui dovremmo cercare di dare una forma bella contorta al nostro tronco. Potrebbe andare bene. Potremmo a questi punti incominciare a fissare il nostro albero sul pezzo di legno o sulla pietra. Quindi daremo una bella forma contorta alle radici e cercheremo di girare sotto. Scusate, mi muovo un po'. Guardate, così bloccheremo. Spero di riuscire a essere chiara, a farvi vedere come. Vedete? Di qui e di qui, e lo blocchiamo sotto. Tireremo poi bene con l'aiuto di un paio di pinze. Ecco, come vedete, ecco a cosa servivano quei fili più lunghi che abbiamo lasciato prima. Ci servono appunto per bloccare qui sotto le radici del nostro albero. E fare in maniera che poi l'albero, ora lo giro, vedete, resti fisso su un legno o su una pietra, su quello che poi vorrete voi. Una volta bloccati per bene sotto le nostre radici e che abbiamo ottenuto una cosa abbastanza solida, anzi solida, potremmo incastrare il nostro albero dentro al suo vasetto. Come vedete, le radici non si vede la fine e quindi l'effetto è ordinato nonostante vi sia il movimento appunto delle radici.
radici. Ora incominceremo a preparare i rami. Quindi divideremo i nostri fili in gruppi che arrotoleremo così. Prima li dividiamo così un po'. Cominciamo a dare un abbozzo al nostro lavoro. Dovremmo creare dei rami molto contorti, come ben sapete i bonsai. Il bello dei bonsai sono proprio questi rami così. Come vedete si incomincia a intravedere la forma. A questi punti continuiamo e continuiamo a dividere i nostri rami in altri rami più piccoli. Sempre arrotoliamo. Ecco, dove non riusciamo con le mani, con un paio di pinze, poi dividiamo ancora. Mano a mano che dividiamo i nostri ciuffi di filo di metallo, cercheremo anche di dare il più possibile una bella forma contorta. Ecco così, vedete? Continuo su tutti i rami. A questi punti direi che la forma dell'albero è abbozzata, potrebbe già essere un'idea che va bene. Possiamo incominciare a mettere su quelle che saranno le foglie. Quindi apriamo i fili. Qui volendo si possono fare ancora qualche piccola suddivisione o andare così, e faremo questo. Allora, come dicevo, io ho qui una collana che sacrificherò, in realtà l'ho acquistata apposta. Ecco, e come facciamo? Mettiamo una pietrolina e il resto del filo lo pieghiamo su se stesso, così. Ora leverò le mani e te le faccio vedere. Ecco, infilerò con la punta dentro, così. Avremo ottenuto così una grumo, una matassina di fili e una pietrolina. E il prossimo filo faremo all'incontrario, quindi metteremo prima il metallo piegato e poi la nostra pietra. Se riesco anche a darlo un buco. Ecco fatto. E piego dentro la punta.
Piego, così non vi è un ordine, faccio una specie di zigzag, ecco, col filo. Infilo una pietra, continuo a piegare. Continuiamo così su tutti i fili. Naturalmente io ho scelto di fare così, se chi lo desidera può riempire completamente di perline i fili o eliminare completamente le perline. Io ho scelto di fare così, così mi sembra grazioso. Qui intendo realizzare un pino marittimo, quindi avremo questi ciuffi in fondo ad ogni ramo. Quindi lo faccio rivedere ora. Ogni ramo apro bene tutti i fili di metallo, arrotolo un pochino, creo un zigzag, una spiralina con metallo, così inserisco la pietrolina. Di nuovo, guardate, piego il metallo così, volendo in questo caso, così, volendo in questo caso, metterò un'altra pietrolina. Eccolo qua, così, e di nuovo piego il metallo così, in modo anche disordinato, non ha importanza. Anzi, meglio. Ecco, così. Ecco fatto, il nostro primo ciuffettino è pronto. Proseguo così.
Ecco qui, come vedete poi i ciuffi di foglie si possono tranquillamente modellare con le mani così. Ecco, il nostro albero è terminato, a questi punti ci occuperemo di rifinire il vasettino e la base dell'albero. Ora potremmo riempire con delle pietroline gli interstizi che sono rimasti vuoti, potremmo usare appunto così un po' di pietroline ed anche dei pezzettini di corteccia, così. Ecco, qualche pezzo di corteccia potrà anche essere, se necessario, incollato così con un pochino di colla a caldo. Anche questo nostro lavoretto è finito e nulla, io ora ti voglio fare un saluto, voglio salutare la mia amica Teresa che spassa spesso in laboratorio, che è un vulcano di idee, le condivide spesso con me e qualcuno dei video futuri li dovrete a lei. Bene, ora grazie a tutti, mi raccomando, condividete, ciao!